Si è risseduta, in realtà ve la presento subito, Teresa Saponangelo, che è ospite di questa speciale apertura di Pordenone Legge, della 22esima edizione di Pordenone Legge da Trieste, e Gabriele Barbetti, che ci accompagnerà con il suo sax, e quindi iniziamo. Grazie a tutti voi.
fosse così, ma come molti dei miei desideri, neanche questo si è avverato. Conosco solo alcuni eventi che prima ignoravo, entrati nella tradizione, ma forse infondati. Inutile dire che è un prezzo molto alto per soddisfare una curiosità. Da quando sono morta, da quando ho raggiunto questa condizione di senza ossa, senza labbra, senza petto, ho imparato cose che avrei preferito non sapere. Come succede se si origlia dietro le finestre o si aprono le lettere degli altri? Credete che vi piacerebbe leggere nelle menti? Pensateci. Quaggiù tutti arrivano con un otre, simile a quello che racchiudeva i venti, ma ciascuno di questi otri è pieno di parole pronunciate, udite e che altri hanno detto su di noi. Allora ci sono otri piccoli e otri grandi. Il mio ha una dimensione media, anche se molte delle parole che contiene riguardano il mio insigne marito. Mi ha raggirata, sostiene qualcuno. Beh, era la sua specialità il raggiro. E trovava sempre una via di fuga, un'altra delle sue peculiarità. Fuggiva. Riusciva facile credergli, sì, perché molti nel tempo hanno ritenuto autentica la sua versione degli avvenimenti. Si trattasse di uccisioni, di splendide seduttrici, di mostri con un occhio solo. Anch'io gli credevo, ogni tanto. Sapevo che era scaltro e bugiardo, ma non pensavo che avrebbe usato la sua astuzia e sperimentato le sue bugie anche su di me. Non gli ero stata fedele? Non avevo aspettato e aspettato e aspettato vincendo la tentazione, quasi un impulso a comportarmi in altro modo? E che cosa ho raccolto una volta che si è affermata la versione ufficiale? Sono diventata una leggenda edificante, un bastone con cui picchiare altre donne. Non avrebbero potuto essere queste donne assennate, oneste, pazienti come ero stata io? Questa era la linea eseguita dagli aedi, dai cantastorie. No, non seguite il mio esempio. Voglio gridarvi nelle vostre orecchie. Sì, nelle vostre orecchie. Ma quando cerco di gridare, la mia voce è quella di un gufo. Io certo intuivo in lui l'ambiguità, la scaltrezza, la malizia, è come dire l'assenza di scrupoli, ma cercavo di non dar loro peso, tenevo la bocca chiusa o se l'aprivo era per tessere le sue lodi. Io non lo contraddicevo, non gli rivolgevo domande che potessero infastidirlo, non approfondivo le discussioni. A quel tempo io credevo nelle soluzioni felici, no? Che si ottengono tenendo chiuse le porte e andando a dormire se soffia la tempesta. Ma quando gli avvenimenti principali si conclusero e tutto diventò simile a una leggenda, io mi accorsi che erano in molti a ridere di me, alle mie spalle, a sbeffeggiarmi, a inventare storielle sul mio conto, pulite ma anche sporche. Mi avevano trasformata in una storia da raccontare, anche se non del genere che piace ascoltare su di me. E allora, che cosa può fare una donna quando una chiacchiera indecente viaggia attraverso il mondo? Se si difende, sembra colpevole. Così ho aspettato ancora un po'. Bene, ora che tutti gli altri hanno parlato a perdifiato, è giunto il mio turno. Lo devo a me stessa. Io ci sono arrivata per gradi, Narrare è un'arte minore. La esercitano donne anziane, mendicanti girovaghi, cantanti ciechi, ancelle, bambini, gente che ha tempo a disposizione. E una volta si sarebbe riso di me se mi fossi atteggiata a menestrello. Niente appare più ridicolo di una nobile che si avvicina in modo maldestro all'arte. Ma adesso, che valore ha l'opinione degli altri? Qui ci sono solo ombre, echi. Tessero dunque la mia tela. La difficoltà però risiede nel non avere una bocca con cui parlare. Io non posso farmi capire nel vostro mondo, io il mondo dei corpi, delle lingue, delle dita. Poi per la maggior parte del tempo non ho chi mi ascolti dalla vostra parte. Allora quelli di voi che riusciranno a cogliere questo bisbiglio, questo squittio, confonderanno le mie parole con le brezze che soffiano tra i giunchi secchi, con il volo dei pipistrelli al crepuscolo, con i brutti sogni. Ma io sono sempre stata determinata per natura,
paziente, si diceva di me. Amo seguire un progetto sino alla fine. Da dove cominciare? Allora, le possibilità di scelta sono due. Cominciare dall'inizio oppure no. Il vero inizio è l'inizio del mondo, no? Poi una cosa è seguita un'altra, ma poiché a questo proposito ci sono opinioni discordi, comincerò dalla mia nascita. Mio padre era Icario, re di Sparta. Mia madre era una naiade. A quel tempo le figlie delle naiadi erano considerate di poco valore perché se ne trovavano ovunque. Ma un'origine semidivina non fa mai male, o almeno non subito. Quando ero piccola, mio padre ordinò che fossi gettata in mare. Non ho mai compreso il perché, ma ora sospetto che avesse saputo da un oracolo che avrei tessuto il suo sudario. Avrà pensato che se mi avesse uccisa prima non avrebbe avuto un sudario e non sarebbe morto. Potrebbe aver reagito così, sì. In questo caso affogarmi era un tentativo di realizzare il comprensibile desiderio di proteggere se stesso. Sì, però si era sbagliato. O forse era sbagliato l'oracolo, perché spesso gli dèi parlano troppo a bassa voce, perché non si trattava del suo sudario, no, ma di quello del padre di Odisseo. Comunque, qualunque sia stata la ragione, ciò che conta è che fui gettata in mare. Mi è rimasto il ricordo delle onde che si chiudevano su di me, del respiro che abbandonava i miei polmoni, del suono di campane che si dice sentano quelli che stanno annegando. Era stato sciocco Icario a cercare di annegare la figlia di una naiade. L'acqua è il nostro elemento per diritto di nascita. Anche se non siamo delle grandi nuotatrici, come le loro madri, abbiamo un modo speciale di ondeggiare sull'acqua e buoni amici tra i pesci e gli uccelli marini. Mia madre, come tutte le naiadi, era bellissima, ma il cuore era gelido. Era sfuggente. Da piccola spesso cercavo di abbracciarla, ma ricordo che aveva un modo speciale di ritrarsi. Da quanto ho detto si può dedurre che fin da bambina fui costretta a imparare presto le virtù, ammesso che siano tali, dell'autosufficienza. Non potevo non capire che avrei dovuto badare a me stessa nella vita. Non potevo contare sull'appoggio della mia famiglia. Il mio matrimonio fu stabilito in seguito a un accordo, no? Come si faceva allora, per le nozze ci si accordava. E non parlo dell'abito da sposa, dei fiori, dei banchetti, della musica, sebbene anche su quelli ci si accordasse, no? Parlo di un accordo più sotterraneo. Perché alla corte del re Icario, mio padre appunto, vigeva ancora l'antica usanza di indire una gara per scegliere chi avrebbe sposato una donna di nobile nascita, che veniva per così dire messa all'asta. L'uomo che ne usciva vincitore riceveva in premio la donna e il matrimonio. «Chi è quell'uomo col grosso torace?» chiesi. «Ah, quello non conta, è Odisseo», rispose una delle ancelle. «Non era ritenuto un candidato importante, almeno dalle ancelle. Il palazzo di suo padre si trovava a Itaca, uno scoglio brulicante di capre, portava abiti semplici, si comportava come chi è abituato in una piccola cerchia a fare il bello e il cattivo tempo e aveva espresso alcune idee complesse che agli altri erano parse strampalate. Ma era intelligente, dicevano. Beh, mi piacerebbe sapere se è veloce nella corsa. Perché in alcuni regni la gara per la conquista della sposa consisteva in un incontro di lotta o in una corsa con i carri. Da noi si trattava solo di correre a piedi. Beh, non può essere molto veloce con quelle gambe corte, replicò con poca gentilezza un'ancella. E veramente le gambe di Odisseo erano corte rispetto al corpo. Quando era seduto non si notava, ma in piedi la parte superiore del corpo era troppo massiccia. Comunque, ci fosse o meno un accordo, la verità è che Odisseo imbrogliò e vinse. Quanto a me, io faticai ad arrivare alla fine della cerimonia, tra sacrifici animali, offerte agli dèi, aspersioni sacrali, libagioni, canti interminabili. Mi girava la testa, io tenevo gli occhi bassi, così di Odisseo vedevo solo le gambe, la parte inferiore del corpo, le gambe corte. Non era un pensiero opportuno, era banale e sciocco e mi faceva venire voglia di ridere, ma a mia discolpa devo ricordare che avevo solo 15 anni. E così fui consegnata a Odisseo come un pacco di carne, no?
Mia madre aveva smesso di andarsene in giro nuotando come una focena, giusto il tempo necessario per assistere al matrimonio. Ma io le ero un po' meno grata di quanto le buone regole imponessero. Prese posto sul trono, accanto a quello di mio padre, avvolta in un tessuto azzurro ghiaccio, e gli si formò ai piedi una specie di pozzanghera. Prima mi fece un discorsetto, mentre le ancelle mi stavano già cambiando il vestito, ma non mi fu d'aiuto in quel momento. Era un discorso... Dire le naiadi sono sempre ambigue. Ecco cosa mi disse. L'acqua, bambina mia, non oppone resistenza. L'acqua scorre. Quando immergi una mano nell'acqua, senti solo una carezza. L'acqua non è un muro, non può fermarti. Va dove vuole andare e niente le si può opporre. L'acqua è paziente, l'acqua che gocciola consuma una pietra. Ricordatelo, bambina mia, ricordati che per metà sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno come fa l'acqua.
Grazie Gabriele Barbetti. Buonasera, buonasera di nuovo a tutti voi. Noi siamo qui stasera con una delle signore più famose del mondo antico, Penelope, l'avete ascoltata, figlia di Icario, re di Sparta. Penelope che da quella gloriosa Sparta preferì invece finire i suoi giorni nell'oscura e pietrosa Itaca, pur di unire sempre e per sempre la sua vita a quella di Ulisse. Poche sono le donne, non le dee o le ninfe, intendo le donne umane e tutte umane, famose come lei. Forse Elena, Fedra, Medea, ma sono tutte che portano disgrazie. Diciamo che di buona fama però c'è Andromaca, ma non colpisce la fantasia. Invece Penelope la conoscono tutti. Di Penelope non si è mai smesso di parlare da millenni, di inventare ragioni. Perché, secondo lei? Perché la sua storia ha sempre acceso l'attenzione, la curiosità? Beh, non devo essere io a rispondere a questa domanda, dovrebbe dirmelo lei o comunque il pubblico. Direi però, perché già so di cosa parliamo, direi la fedeltà. Io sono famosa per essere stata fedele, no? Perché Ulisse, così come ha raccontato la storia e poi Omero l'ha raccolta, ha parlato proprio di questo, no? La fedeltà, e non è un fatto da poco, no? E dopo tanti anni in guerra, no? Lontano dalla propria città, tornare e trovare, non so, la propria moglie a letto con un altro, diciamo, non è piacevole, no? Ma se noi immaginiamo anche quante disgrazie quella guerra ha portato, e se guardiamo bene al ritorno ancora più tremenda, no? Cospirazioni potrebbero aver incontrato. E quindi Penelope invece rimane fedele, fedelissima, no? Fedele come un cane, come Argo, no? Solo che Argo era vecchio, per cui quando il suo padrone è tornato l'ha potuto rivedere e poi morire. Invece fedele, io rimango fedele nel tempo, no? Ritorna Ulisse e continuo a essere fedele per altri 10 anni, perché non ero abbastanza vecchia, per cui non solo lo ritrovo, ma poi continuo, diciamo, a mantenere questo status. E niente, non si parla più di me, infatti, poi dopo il ritorno di Ulisse, no? Sono la donna fedele e basta, non si racconta più niente, non devo dire che non sono poi stato più motivo, no? di discussione, insomma, devo dire un futuro poi un po' triste dal ritorno di Ulisse. Però se non ci fosse stato un po' di pepe, no? Se non ci fossero stati i proci, quei pretendenti, la mia storia non sarebbe neanche stata raccontata, perché devo dire, no? Questa storia è un po' torbida, no? Se non ci fossero stati loro nella vicenda, la mia fedeltà, questa fedeltà non avrebbe contato niente. Lei dice? Sì, certo dico. Chi maschio o femmina non si è fatto delle idee, no? Rispetto alla mia storia, rispetto a quei giorni di festa, di danze, di banchetti, tutti insieme, una reggia incantata, Itaca, no? E allora, se ci pensa, io lei? Sì, io ero la regina dell'alveare, no? Al di sopra di questa carnalità esibita, al di sopra di tutta questa sessualità, questi umori densi, desideri densi di miele, ma diciamo, veramente io ero al di sopra, estranea, superiore? Mi creda, non sarebbe la prima a farsi delle ideucce. Ma lei durante la permanenza di questi pretendenti, anche lei qualche fantasia se l'è fatta, dunque? Guardi, devo dire, alcuni erano più giovani ed erano anche molto belli, ma i più belli avevano circa la mia età, che era un momento florido, un momento importante per una donna, no? Però anche i più giovani poi avevano delle ancelle che tenevano da parte, no? Con l'idea poi, insomma, di starci insieme. Sì, io ne avrei scelto uno, però adesso non posso dire il nome perché, insomma, in mezzo. No, vabbè, insomma, mi desideravano, tutti volevano me, volevano il trono, la leggenda, la moglie di Ulisse, però al tempo stesso, diciamo, tenevano da parte una seconda possibilità, la possibilità di godere di, insomma, in futuro di altre relazioni. Ma lei ha mai condiviso con loro? Io questo non l'ho mai capito. Lei, Penelope, rimaneva
Sempre nelle sue stanze oppure? Beh, non si poteva, perché sa il principio sacro dell'ospitalità, no? Io dovevo presenziare comunque, dovevo assistere alle feste, stare qualche volta nelle conversazioni, ai banchetti, insomma, dovevo restare. Poi c'erano brindisi in continuazione, premiazioni, sacrifici, insomma, era una vita abbastanza impegnativa e, insomma, la regina presenzia tutto questo, certo. E quindi passava molto tempo con loro? Guardi, queste domande sono un po' ammiccanti, no? Ma lo so che lei vuole parlare naturalmente. Certo, passavamo tanto tempo insieme, no? Ci sono state molte chiacchiere calunniose sul mio conto, d'altronde poi sono stata tanti anni anche da sola, insomma 10 anni sono tanti, voglio dire, no? Bisogna avere un temperamento forte, bisogna essere molto decise, determinate nella propria, no, fedeltà. È capitato a tutti di sentire, diciamo, delle storie infondate, ma sul mio conto se ne sono raccontate tante. E le accuse appunto riguardano la mia vita sessuale. Allora, mi hanno attribuito una relazione con Anfinomo, che era poi uno, diciamo, dei più eleganti dei pretendenti, e chiacchierava, aveva questa dote, questa bellissima modo di stare. E devo dire però, tra chiacchierare, andare a letto, insomma, il passo è lungo. Ecco, certo, a proposito di usanze, di modi di dire, quando si dice 20 anni, 20 anni. È come dire molto tempo, o sono stati 20 anni veri, da quando Ulisse è partito a quando è ritornato? Allora, preferisce che io dica 7.300 giorni, 175.000 ore, oppure potremmo contare il tempo in minuti? Sono stati effettivamente 20 anni. E devo dire però che, diciamo, passata la guerra, io non ho avuto più il supporto che avevo, no? La comprensione che avevo quando Ulisse era realmente lì impegnato, cioè non più, perché dopo 10 anni di attesa non ti compatiscono più, non è soltanto un eroe il marito che non torna, no? È un eroe che se la spassa altrove, e questo è stato un po', diciamo... Ma lo stratagemma della tela? Sì. Fare e disfare, sì. Non è forse una metafora del tempo, il tempo della femmina, mentre il viaggio, avanti, sempre avanti, è il tempo del maschio? Sì, si potrebbe anche interpretare così, perché comunque la tela è una metafora di qualcosa, no? E poi con la psicoanalisi che avete, no, si potrebbe interpretare in tanti modi, perché fare, disfare, no? Dal punto di vista dei fans di Ulisse si potrebbe interpretare come uno stratagemma, no? Un prendere tempo, si potrebbe pensare alla mia intelligenza, alla mia capacità di, no, di tenere a bada questi pretendenti. Dal punto di vista femminile, fare, disfare, non so, può aprire ad altre interpretazioni. Ma poi quella tela, sì, che fine ha fatto? L'ha finita poi? Ma lo sa che è la prima persona che me lo chiede? Non è vero, me lo chiedono tutti. Che cosa ho fatto di quella tela? Che devo dire, quella tela era impregnata di sospiri, pensieri schifosi, rancorosi, no? Di anche un sacco di cattive parole, insomma, cattivi... Però che avrei dovuto farci? Una tovaglia? Un copriletto? È andata così, non mi va di raccontare che fine ha fatto quella tela. Mi spiega un'altra cosa, quando Ulisse ritorna 20 anni dopo, sì, eravate invecchiati, sì, lui pure una vita di strapazzi. Certo, il racconto dice che gli dèi vi hanno dato una mano, sì, soprattutto a lui per farvi più belli. Cosa vuol dire che in qualche modo ritornava il desiderio di una volta dopo tanto tempo? Allora, quando Ulisse è partito io ero giovane, quando è tornato mi ha trovato una donna matura e non gli ho chiesto se gli piacesse ancora. Questo no, però noi avevamo il supporto degli dèi, perché altri alla nostra età avevano corpi ambiziti, avevano denti marci, erano così, erano invecchiati, mentre noi, avendo il supporto degli dèi, ci siamo mantenuti nei nostri corpi forti e quindi abbiamo potuto continuare forse a piacerci. E veniamo a un'altra questione.
Ulisse riprende il mare. Sì. Ci interessa in particolar modo quest'anno perché cade un'importante ricorrenza, no? Il nostro Dante, che è un po' come il vostro Omero, per capirci. Quest'anno sono i 700 anni dalla sua morte. Dante racconta che Ulisse non sa resistere. Sì. Dice che è vecchio, ma dice che abbandona lei, Telemaco e anche Laerte. Quanti anni aveva, secondo lui, Laerte quando riparte Ulisse? Ed è vero che non torna? Allora, torna assolutamente e muore di vecchiaia. Itaca, Laerte era molto anziano quando è ripartito e, guardi, ne hanno raccontate di tante storie. Hanno raccontato addirittura che Ulisse abbia avuto un bambino con Circe, cioè, insomma, delle storie che, insomma, simili un po' a quelle che raccontate voi oggi, no? In queste serie un po' sentimentali. Hanno raccontato anche che Ulisse abbia avuto voglia di ritornare nei luoghi della guerra per rivedere i posti e ricordarli, rammentarli, eccetera, e qualcosa, addirittura lui ha pensato di esserselo inventato perché non ritrovava più quei luoghi dove era stato. Però lui torna perché costeggia i mari della sua isola intorno alla riva, ma è difficile però credere, diciamo, al viaggio di Ulisse, perché Ulisse ha detto tante cose, no? Ha detto e ha fatto tante cose, per cui la verità di Ulisse è un po' incerta. Sì, proprio questo è il punto, anche per Dante, che lei non ha assolutamente considerato. No. Ulisse mente anche le volte che dice la verità. Lei lo sa che è possibile, vero? In Dante, per esempio, quando dice che noi umani siamo nati non per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, è vero per noi, gli diamo tutti ragione, però questa verità gli serve per infrangere un divieto divino e trascinare i compagni alla malora. La verità, guardi, la verità è come dire, fa parte del teatro della vita, no? E spesso noi ci crediamo a quello che affermiamo e sosteniamo la nostra parte, ma la verità è che Ulisse non è stato un grande re. Ulisse diciamo si è allontanato così a lungo dalla sua Itaca che non l'ha protetta, non è riuscito a essere un grande sovrano. Questa è la verità. Sembra la risposta di un politico navigato, la sua. Beh, non saprei. Ma lei che l'ha amato così tanto, che gli è stata così a lungo accanto. Sì. Ma perché? Ma no, guardi, io non mi annoiavo mai con lui. C'erano sempre storie raccontate sul suo conto. Mi lasciava, diciamo, costretta a pensarlo continuamente, anche con pensieri angosciosi, no? Però mi riportava sempre al pensiero di lui. Ma la cosa più importante, io penso, tutti gli anni che ho vissuto accanto a lui, quelli che ho potuto vivere, è che mi faceva molto ridere. Molto. Grazie. Grazie, Telele. Grazie Teresa Saponangelo, grazie davvero. Se voi siete d'accordo, solo qualche minuto ancora, perché io avrei un paio di curiosità, non tanto per, non più per Penelope, a cui abbiamo chiesto tante cose anche un po' nel dettaglio, come dire, ma proprio per Teresa Saponangelo. Lo sapete, ha fatto tanto teatro, tanto cinema, serie televisive, tutto con grande, a mio avviso, con grande bravura e con grande professionalità e con grande qualità. Fra le tante cose che ha fatto, io vi ricordo il film Il buco in testa di Antonio Capuano, con cui ha ricevuto il Nastro d'Argento nel 2021,
come migliore attrice protagonista. E poi è anche, sicuramente lo avete visto in questi giorni, la protagonista femminile dell'ultimo film di Paolo Sorrentino, che è stato, che ha vinto il Leone d'Argento all'ultima mostra di Venezia proprio pochi giorni fa. Bello, una bellissima... Il film è stata la mano di Dio e siamo tutti in grande attesa di poterlo vedere al cinema, credo a novembre. Novembre, fine novembre. Ecco, partirei da Venezia proprio per chiederti dal mare, quindi ancora che abbiamo ancora alle nostre spalle, anche a quest'ora è meraviglioso. Che emozione bella è stata questa mostra del cinema e che grande soddisfazione questo Leone d'Argento. Allora, come potete immaginare è stato bellissimo perché sono stati giorni molto intensi, con grandissima emozione di attesa. Il concorso, la competizione prevedeva insomma, film molto molto di qualità, insomma molto molto forti, per cui la competizione era di altissimo livello. E Paolo Sorrentino naturalmente ambiva a essere lì in quel contesto perché è un film a lui molto caro, un film autobiografico che racconta di un momento della sua adolescenza in cui ha perso contemporaneamente i genitori per un incidente, per cui è rimasto orfano a 16 anni. E quindi insomma era emotivamente coinvolto più di altri, no? di altri film, dei precedenti film. Io ero molto emozionata perché ho un ruolo importante di responsabilità e allo stesso tempo sono, diciamo, la moglie di Servillo, del papà, interpretato da Tony Servillo, per cui tutta una cornice, come dire, di livello e di anche affettiva, perché sono persone con cui sono cresciuta. Ho conosciuto Paolo Sorrentino quando ho iniziato circa 20 anni fa, Tony Servillo uguale, ho debuttato a teatro con Tony Servillo, per cui era una grande emozione ma anche una grande gioia essere lì presente con un gruppo di famiglia. Poi è arrivato il Leone d'Argento, noi in parte ce l'aspettavamo, un grande riconoscimento, in parte no, perché appunto vi ripeto, c'erano dei film molto belli. E poi è sempre un po' un'incognita, no? La mostra di Venezia, come tutte certo, queste mostre. Anche lì una moglie, quindi insomma io ritorno a Penelope, perché volevo capire rispetto al monologo iniziale, all'intervista che abbiamo fatto, come ti sei sentita nei suoi panni? È una figura affascinante, memorabile, no? Che ci portiamo dal passato, ma tu come ti stai trovata? Com'è per te Penelope? Diciamo che l'attrazione verso questo personaggio mi è nata leggendo una versione di Penelope scritta da questa autrice canadese Margaret Atwood, che insomma ha scritto anche, no, Il silenzio delle ancelle, insomma famosissima ormai a livello planetario, ma mi piaceva la sua versione perché affrontava il mito in maniera informale, colloquiale, familiare, insomma, no? In maniera molto diretta. E poi il principio di questa riscrittura è quello di rivisitare il mito partendo da un'altra ottica, no? Da un altro punto di vista, per cui la verità e il racconto orale che passa appunto attraverso la scrittura oggi, ma un tempo attraverso appunto l'incontro con gli altri attraverso la parola, non è sempre uguale, muta nel tempo. Oggi il racconto sarebbe questo, cioè di una donna che dice: vi racconto anche la mia versione, il mio punto di vista. Ulisse non è stato un grande re perché è mancato, 20 anni. Come fai a essere considerato un grande sovrano nell'assenza? Ma quella che ha retto la storia di Itaca, o comunque la storia di una famiglia, sono stata io. A me piace moltissimo questa, naturalmente sì, cioè è un'ottica più femminista, è normale, no? Però la rivisitazione del mito prevede anche un'altra voce, una voce diversa dal coro. Grazie davvero, grazie a davvero a Teresa Toconangelo, grazie a tutti voi. È stata un'emozione aprire Pordenone Legge, questa 22esima edizione complicata ancora, ma insomma è una grande gioia avere poi il mare, questa città straordinaria intorno. Io ringrazio ancora Gabriele Barbetti che ci ha accompagnato al sax, e magari mentre
mentre noi andiamo, lui ci lascerà ancora qualche nota e io spero che abbiate la possibilità di venire a Pordenone nei prossimi giorni e quindi vi aspettiamo a Pordenone Legge. Grazie ancora a tutti voi, grazie infinitamente, grazie a Teresa Valentina, Saponangelo, Valentina, grazie. Hey!